È bionda, è bella e chiara, la bambina di via d'Ossuna. Vive in crastillizzate rovine, sembianze di agglomerati umani. Gioca al fuoco, al sole e al fumo. Sporca le mani d'alabastro e pare aspettare la cometa che appare ogni secolo e che è già passata, senza lasciare tatuaggi né guarigioni taumaturgiche, solo qualche ora fa. Bene, cominciamo. Un saluto a tutti. Il solito retorico, benvenuti, eccetera, eccetera. Questo ce lo lasciamo da parte. Un saluto a tutti e un ringraziamento, per prima cosa, al consigliere comunale, avvocato Giulio Cusimano, che è qui alla mia destra. Io un grazie profondo lo devo a tutti i poeti che hanno partecipato a questa manifestazione con poesie che saranno lette dal maestro Pippo Romeres, e un particolare saluto lo devo al professore Gonzalo Alvarez Garcia, che viene da Agrigento appositamente. Sbagliato il nome. Agnello viene da Agrigento. Agnello viene da Agrigento e il professor Gonzalo Alvarez Garcia non viene da Agrigento. E lo ringraziamo comunque perché Palermo l'ha adottato. Perché siamo qua. Una piccola introduzione di proprio di due parole, perché poi passo subito la parola all'avvocato Cusimano. 100, cogliete lo spirito di quello che sto per dire, perché si è detto tra noi beati penitenti, che questo deve essere un pomeriggio lieto, con una punta di ironia, con una punta di scherzo. E quindi stavo dicendo che più di 130 anni fa Edmondo De Amicis, esattamente nel 1882, compose una poesia a mia madre, che inizia così, se ve la ricordate. Non sempre il tempo la beltà cancella, o la sfiora le lacrime e gli affanni. Mia madre ha 60 anni e più la guardo e più mi sembra bella. 133 anni dopo, una anonima poetessa che risponde al nome di Cecilia Sino diceva: mio figlio ha 60 anni e più lo guardo e più mi sento fiera. Bene, io la mia battuta l'ho fatta e passo la parola all'avvocato Cusimano. Grazie. Io come sempre è brevissimo, perché il mio compito si esaurisce semplicemente nel dare il benvenuto a tutti voi a Sala delle Lapidi, e ovviamente oggi in particolare il nostro Tommaso Romano, che io ringraziato già l'altra volta, lo continuo a fare con immenso piacere, perché come voi sapete questa è l'aula magna del Comune di Palermo, dove si riunisce il Consiglio Comunale tanto vilipeso ultimamente, un po' tutta la politica italiana, ma grazie a Tommaso Romano, il sottoscritto, la prima per il 2015, ma già tre bellissimi pomeriggi ci hanno preceduto nel 2014, e quindi questo va sottolineato, perché grazie a lui e alle sue conoscenze, a cui voi oggi ne rappresentate qualità, abbiamo dato una diversa prospettiva a quest'aula, che è quello che manca
a questa città. Tendiamo sicuramente l'amministrazione, questa amministrazione, a porre l'attenzione molto all'aspetto culturale, ma è chiaro che qualsiasi amministrazione, qualsiasi sindaco hanno una valenza molto residuale e relativa se non c'è un substrato. Quindi un ringraziamento a Tommaso Romano perché quel substrato. Quindi vi invitiamo a continuare a chiedercelo, continuare l'esempio di Tommaso Romano che in questi anni con queste splendide pubblicazioni ci dà la possibilità di evolverci culturalmente perché questa città ne ha bisogno. Vi dico da rappresentante dell'amministrazione locale che siamo usciti dal baratro, nel senso non siamo più a rischio bilancio. Fortunatamente la consapevolezza matura dei cittadini palermitani, dei contribuenti cittadini palermitani col pagamento delle importanti tasse che sono state dovute aumentare a causa dei bilanci precedenti, ha fatto sì che si sia uscito dal limbo. Quindi cominciamo quest'anno, col bilancio di quest'anno, a guardare un attimo in prospettiva. Quindi benvengano giornate come queste e che si possano ripetere numerose nel 2015, e siamo anche ottimisti nel poter appunto annunciare che anche come ente locale, cioè voi con le vostre tasse, saremo nelle condizioni di cominciare nuovamente, come si faceva qualche anno fa, una compartecipazione, perché siamo riusciti a sistemare l'aspetto bilancio, settore e cultura. Quindi con questo accenno di positività, tralasciando tutti gli altri problemi incontrati quotidianamente vivendo la nostra città, e li sto qui a enumerare, limitiamoci a gioire di una giornata di come questa e quindi dell'aspetto culturale. Quindi vi ringrazio, ovviamente applauso a Tommaso Romano, che poi visto anche, non lo può dire, non è una signora, quindi visto anche l'anno dei suoi 60 anni, ci siamo permessi come Comune di Palermo un riconoscimento proprio per quello che abbiamo appena detto, perché vi ripeto, si punta molto spesso a ottenere delle sale per dare una sostanza importante a ciò che si scrive. Invece è fondamentale sottolineare questo. Tommaso Romano ci chiede sempre quest'aula, e già è importante di suo, non abbiamo bisogno di niente altro, perché poi parlano i suoi iscritti. Per queste riflessioni, per queste motivazioni, per la scelta strategica di quest'aula, abbiamo deciso come città di Palermo di fare un riconoscimento formale, quindi lo facciamo subito. L'olio cuore, anche che mi avessi una carrambata perché tu non lo sapevi, quindi però ne abbiamo parlato, penso sarete tutti d'accordo anche per quello che abbiamo detto. Abbiamo pensato di scrivere a Tommaso Romano per l'instancabile impegno che lo relaziona con l'essenzialità dei valori della città, la città di Palermo. Grazie Avvocato. Intanto, per fugare qualunque dubbio sulla confraternita dei Beati Penitenti, ti dico subito che non è una setta, non è una confraternita occulta, ma è qui presente al tuo gran completo, a cominciare dalla mia sinistra, che è Vito Mauro, Elvi Triolo, Umberto Palesperi, Maria Patrizia Allotta e il sottoscritto. Per completare il tavolo c'è il professore Bianco, Massimo Bianco, e il professore Ciro Spadaro, che sempre ci viene a trovare da Mareneo. E io passo la parola direttamente al beato penitente Umberto Palesperi. E allora vi leggo un documento, un'attestazione di affetto nei riguardi di Tommaso Romano da parte dei confrati, fratelli,
Maria Prezzallotta, Umberto Balistrelli, Giuseppe Bagnasco, Vito Mauro ed Eli Detriolo. Tommaso Romano, in una sua poesia dal titolo Nulla del dolore, scrive: amicizia uguale usura ad alto tasso di interesse, e dono senza nulla a pretendere, e destino forse di un lieve momento, irripetibile eco di un gabbiano. Poco tempo dopo, in un altro scritto, aggiunge: prudenza nell'accettare regali e mercanzie, dato che il dono è tanto raro se nulla pretende o chiede in cambio. Ricordatevi, l'autentica amicizia, dice Tommaso, difficilmente esiste. Certo, in un momento apocalittico come quello attuale, come quello che stiamo vivendo, quando tutto è compromesso, mortificato, ma banalizzato, compresi anche i sentimenti più nobili, gli affetti più cari, in tutta coscienza è difficile credere nel presunto trionfo dell'autentica amicizia tra due o più persone. Tra l'altro, da sempre spesso l'amicizia è stata declinata come tale in base agli interessi che si maturano e si realizzano insieme relativamente agli obiettivi da raggiungere in presunta unione, in virtù degli scopi da perseguire nell'ottica di individuali profitti. Ma un tale stato non è amicizia, naturalmente. Chi siede attorno a questo tavolo, invece, crede che sentire insieme è amicizia, professare insieme, guardare, contemplare insieme è amicizia, sacrificarsi l'un l'altro è amicizia, avere rispetto nel nome della lealtà, della libertà, della franchezza è amicizia, soffrire insieme è nobilissima amicizia. Certo, essere amici di Tommaso Romano non è facile, e non soltanto per la severa selezione che lui stesso attua nei confronti di chi tenta, anche umilmente e cautamente, di godere del suo affetto, né per la difficoltà a sostenere e reggere la sua contemplatività che si esprime a cascata irrefinabile e per cicli convulsi sempre in divenire, neppure per la foga e l'impeto del suo pensare, progettare, fare in una simultaneità plurima che spesso confonde e smarrisce i comuni mortali, quanto, diciamolo francamente, per la sua esagerata cultura, e per la sua strana indole imprevedibile, per il suo piglio di artista estroso, per il suo carattere, come dire, lievemente spigoloso, va per dire, lievemente, che si manifesta ora assumendo un atteggiamento effervescente e giocondo, ora sprangato e scrivo, altre volte altezzoso, alieno, alieno comunque da ogni volgarità, bassezza, ipocrisia e banale esteriorità. Ma nonostante la sua sfiducia nei confronti dell'amicizia, sottolineavano questo, e malgrado le sue note caratteriali che abbiamo appena elencato, in un pomeriggio di festa, quale deve essere questo, non vogliamo esagerare dicendo il vero. In realtà Tommaso, un uomo assistito dalla fortuna, e che fortuna avere tanti amici, gode di una schiera numerosa di conoscenti e autentici amici, taluni dei quali baciati dalla grazia degli dèi, i quali, amici, donano coraggio, audacia, rassegnazione e pace, sono tenuti nel tempo addirittura dei beati penitenti, come siamo noi. Penitenti certamente per sopportare, sottolineiamo questo sopportare, e supportare nella quotidianità le idee, gli originali pensieri, le stravaganti omissioni, le imprevedibili reazioni, gli irrefrenabili impeti, i bizzarri comportamenti di Tommaso. Beati anche perché riconoscenti dell'alto magistero di un uomo non comune, dotto certamente, che nel tempo ha saputo professare egregiamente senza mai scendere a compromessi con niente e nessuno. La sua era una dignità di uomo libero, slegato dalle catene del banale e dell'ovvio, svicolato dalla cordardia, dalla paura, dalla viltà, impegnato da sempre nella vita sociale e culturale per l'esaltazione del sapere, il sapere con la S maiuscola, per la tutela della bellezza, per la contemplazione della tradizione e nel contempo autoconfinatosi nel suo eremo, senza terra, dove ha vissuto cadute, risalite, gioie e dolori, illusioni e speranze, ma mai grettezza, nichilismo e derive dell'anima. Ora la nostra confraternita, la confraternita dei beati penitenti, in nome di una sincera e autentica amicizia, che in occasione dell'attraversamento dei suoi 60 anni ha organizzato alcuni incontri, prima dei quali proprio avviene in questo momento, ci vede riuniti proprio per presentare prima il 12° volume della serie Mosaicosmo, che è edito dall'ISPI, Istituto Siciliano Studi Politici Economici, dal titolo Il sismografo e la cometa, e per assoparare anche successivamente 30 libri che scritti
scritta da 30 amici poeti, i quali certamente non intendono esalare un nostalgico unico e raro eco di Gabbiano, ma intonare in sintonia d'affetti un coro eterno alla memoria pulsante del cuore. Grazie Tommaso. Allora, stavo dicendo che prima di dare inizio alla lettura delle 30 poesie in programma, ascolteremo il relatore del Stemmografo e la Cometa. E questo lo farà il professore Maurizio Massimo Bianco, ricercatore di letteratura latina presso il Dipartimento di Cultura e Società dell'Università di Palermo, si è occupato di teatro e retorica del mondo antico, interessantissimo, con interessi anche verso la storiografia, la biografia e il romanzo. Professore, la parola. Tanto buonasera a tutti, grazie alla Confraternita dei Beati Penitenti per l'invito. Un invito pericoloso, però questo capisco che allora l'invito è davvero, come dire, infuocato, ma questo ci tengo a dirlo, lo dico in maniera autentica: per me è bello essere qui, ed è bello essere qui perché Tommaso è un amico, un collega, un compagno nel viaggio, come dire, intellettuale, culturale, ma anche nel viaggio, come dire, etico che ognuno di noi attraversa nella propria vita. Quelli di Tommaso Romano sono, per così dire, dei veri e propri libri a mosaico, dei metalibri costruiti talora intorno e a premessa ad altri libri, attraverso un labirinto spesso e sorprendente di ricerche e di percorsi. Aprono curiosità, introducono ad universi paralleli, danno conferme, sviluppano revisioni. Il volume che oggi qui presentiamo, che voi avete quasi tutti già preso, sicuramente prima dell'inizio di questi lavori, è il 12° della collana del Mosaicosmo. È un traguardo ambizioso che dimostra come il percorso intellettuale di Tommaso Romano sia ancora fertile, ancora destinato a dare fruttuose interpretazioni della realtà e della sua misteriosa articolazione. Non a caso la collana è intitolata ad uno splendido neologismo, Mosaicosmo. Ne spiega molto bene il senso Ida Rampolla del Tindaro, utilizzando gli stessi chiarimenti di Tommaso Romano. Che cos'è questo Mosaicosmo? La tessera del mosaico rappresenta la sintesi simbolica che la vita dell'uomo sviluppa nei suoi atti, nella sua coscienza, nella profondità del suo essere, che è unico ma fa parte di un insieme e non è mai avulso da un contesto in cui tutto, anche una particella infinitesimale come un tassello, ha un senso e si proietta verso il mistero. Ogni essere umano è dunque indispensabile nell'economia del creato e ogni uomo ha una sua missione da compiere. L'occhio di Tommaso Romano, guidato da sensibilità e formazione solida, indaga su alcune corrispondenze, per dirle in termini baudelariani, cerca di intuire alcuni legami tra le tessere del tempio della natura, e non si tratta mai di un lavoro di cucitura, ma di uno sguardo di ricomposizione, nel senso che la cucitura mette insieme cose che sono staccate, la ricomposizione mette insieme elementi concepiti già come legati. Appunto questa ricucitura, questa ricomposizione che tiene insieme molteplicità e unità. Ma passiamo al volume. Innanzitutto il titolo, Il sismografo e la cometa. Come talora Tommaso ama fare, il titolo non è mai del tutto espressamente spiegato all'interno del volume, anche se in realtà c'è poi una bellissima immagine che in qualche modo lo spiega già. Qualcuno ad esempio si sta ancora chiedendo che cosa significhi l'isola di Amashien, e Tommaso un po' gioca su questi titoli che lasciano interrogativi. Ma i titoli, e ce lo insegna Jeanette, sono soglie, ci portano già dentro il testo, anche quando semplicemente producono interrogativi, certezze o fraintendimenti, perché un libro, prima ancora che dell'autore, è soprattutto di un lettore.
Quello che subito balza all'occhio è l'ossimoro di questa espressione. Da un lato c'è il sismografo, che registra e presuppone il sisma, il movimento, la distruzione. Dall'altro c'è la cometa, che segna la strada, indica una via, dà certezze. È un ossimoro orientato in positivo, perché la cometa segue il sismografo e non il contrario. Non si ignora la slavina, il clima apocalittico, come lo definisce lo stesso Tommaso, ma si consegna al lettore un'occasione, una possibilità, un percorso di salvezza. La cometa è un simbolo straordinario, sacro e profano al contempo, che riesce a riscattare con la sua aura poetica anche molti messaggi prosaici. La cometa indica la salvezza. Non nascondo che quando ho letto il titolo ho pensato a un romanzo, anzi un ciclo di romanzi che per ora vanno per la maggiore, i romanzi di Martin, da cui è stata poi tratta la famosa saga del Trono di Spade, che spopola anche tra gli adolescenti. C'è questa bellissima immagine di una cometa che compare e i vari protagonisti interpretano ognuno a modo proprio la cometa, ma per tutti è salvezza, ognuno a modo proprio, è salvezza esclusiva. Il libro si articola in 5 sezioni che in qualche modo prospettano campi di indagine diversi, ma che inevitabilmente nel quadro del mosaico finiscono per richiamarsi tra loro. La prima parte, intitolata La tradizione e la deriva apocalittica, è aperta da un lungo saggio inedito sulle linee antimoderne per i cavalieri erranti dell'ideale. Si tratta di un'ampia riflessione sul nostro tempo e sulle sue prospettive, in un'epoca segnata dalla crisi delle istituzioni politiche, economiche e spirituali. Romano parla di clima apocalittico, anche se non si lascia mai tentare dal nichilismo. Contro questo quadro desolante vengono chiamati in causa, con una bella allusione donchisciottiana, i cavalieri erranti dell'ideale, ovvero quella resistenza apocalittica e controrivoluzionaria che è individuata con una felice metafora nelle microcomunità agricole degli uomini di cultura e nell'azione coraggiosa dei piccoli gruppi. Tommaso non risparmia critiche, talora con sottile ironia, nemmeno ai cavalieri mancati, anche a quei pastori di anime che a suo avviso hanno in qualche maniera rinunciato alla resistenza. Al centro delle pagine c'è proprio l'idea di progresso che, come Tommaso bene sottolinea, a partire dall'epoca post-illuministica si è trasformata in una vera e propria ideologia, in una sorta di fede unilaterale che, quasi secondo un fondamentalismo rovesciato, oggi non ammette infedeli. Non si può non credere nel progresso, e questa, come dire, l'ideologia imperante. Nel saggio invece si insiste sulla necessità di un ripensamento radicale della modernità che possa comportare una resistenza etica, ma anche spazi autarchicamente e umanamente tollerabili, anche in senso geopolitico. In questo sisma la cometa è rappresentata dal sacro. Come afferma l'autore, rivestirsi di sacro è possibile, ma è anche arduo. Il sacro è comunque già nell'uomo, sono sempre parole di Tommaso Romano, è già nell'uomo imago dei, è nella natura imago dei, è nel cosmo imago dei. Basta saperlo scrutare e coglierlo, il sacro, attraverso la direzione di pastori e guide all'altezza del compito tanto immane, senza sincretismi e senza falsi pietismi. La riflessione di Romano si avvale comunque in maniera evidente delle sue risorse di storico e filosofo e delle sue competenze di politico. Al disastro, al terremoto morale ed economico, si oppone una scia di luce, un percorso ideale, valido per i piccoli cavalieri, i cavalieri erranti dell'ideale, ma anche per chi agisce da protagonista. A loro Tommaso si rivolge nelle considerazioni conclusive. Il protezionismo non deve essere un tabù, è la sola strada maestra possibile. Questo non significherà chiudere ermeticamente le frontiere ai nostri esportatori, pochi in pochi settori ormai marginali nello scacchiere mondiale, e a chi vuole introdurre i suoi prodotti in Italia. Bisognerà incoraggiare, promuovere, controllare, agevolare il mercato interno, con condizioni precise da imporre al liberismo e al mercatismo imperanti per l'import-export. Il Sud, l'Italia, la nostra storia, una necessaria chiarificazione, e questo è il titolo del secondo saggio della prima parte, anch'esso parzialmente inedito. Viene chiarita l'occasione di questa riflessione scaturita da una domanda insistente che è stata rivolta a Tommaso Romano dopo la pubblicazione del saggio su Vittorio Amedeo di Savoia, re di Sicilia.
Qual è la domanda? Come si può essere revisionisti rispetto al Risorgimento e poi scrivere un'opera sui Savoia? La riflessione che ne viene fuori è davvero straordinaria, perché non si limita soltanto a chiarire obiettivi e senso dell'indagine storiografica, che ovviamente avviene al di là delle nostre convinzioni, anzi avviene anche proprio fuori da ogni nostro pregiudizio, ma diventa occasione per aprire altre interessanti considerazioni e porre nuovi quesiti. L'appartenenza, che sia essa politica, sociale o economica, non può mai portare all'ingenua illusione dell'esistenza di un sistema perfetto. E l'assenza di un bene terreno assoluto, mi si passa l'espressione, finisce per negare in una sorta di manicheismo rovesciato l'esistenza di un male terreno assoluto. Non c'è un bene terreno assoluto e non c'è un male terreno assoluto. Ci sono i buoni e i cattivi processi della storia. Lo storico, ma si potrebbe aggiungere anche il filosofo, il politico, che guidato da moralismo e partigianerie guardasse a questi processi in maniera unidirezionale, finirebbe per tradire il suo stesso mandato scientifico. Il confronto tra alcune posizioni dei Savoia e dei Borbone, che Tommaso Romano tratteggia con una semplicità disarmante, non lascia dubbi sulla prospettiva con cui vanno misurati gli eventi e che lo stesso Romano sintetizza con una definizione di Franco Cardini. La storia, come indagine razionalmente e sistematicamente condotta su fatti, istituzioni e strutture del passato, non può essere altro che rilettura, reinterpretazione e quindi revisione continua di giudizio e di interpretazioni precedenti. Avere messo in luce le storture del processo di unificazione italiano non significa pretendere un antistorico rovesciamento degli eventi, ma una più rivoluzionaria affermazione della verità storica come necessaria per ripensarci sia oggi che domani. E com'è il domani ripensato da Tommaso Romano? Ce lo dice lui stesso. Ciò che conta allora è la riconquista della regalità a tutti i livelli, per ridare unità e dignità ad un popolo che l'ha perduta in quasi 70 anni di repubblica e di malgoverno, di mafie e malaffari. Nel saggio Rendiconti e prospettive tradizional popolari, Romano dipinge il bisogno di una metapolitica, di un ozium fruttuoso, che chi ha esperienza politica, in questo caso il riferimento è alla stagione del Partito Tradizional Popolare, ha il dovere di praticare. Quasi, questo da latinista ne devo dare atto necessariamente, quasi seguendo idealmente la lezione di Sallustio, la lezione sallustiana, si evidenzia l'esigenza di mettere a disposizione il proprio patrimonio di idee, di esperienze, di vocazione e di cultura in tutti i modi possibili. Essere lievito di progetto, prospettiva, programma, saper analizzare, formare, indirizzare non sarà, come non è stato, effimero modo di essere e agire. Di questo patrimonio Tommaso Romano dà subito prova nel saggio successivo, dove a partire dall'analisi di Agostino Portanova riflette sulla parabola politica italiana dagli anni Ottanta al primo governo Berlusconi, mettendo bene in luce tutti gli aspetti della nostra, come lui la chiama, democrazia difficile. La seconda parte del libro è chiamata Fra storia, storiografia municipale e beni culturali. Dietro ogni riflessione si scorge la fatica intellettuale, ma si intravedono anche le reti culturali che legano Tommaso al suo territorio. L'interesse per la simbologia emerge con evidenza in Metastoria e simbolo, nel nodo di Salomone secondo Pippo Locascio, ma anche in Fari e Fanali di Sicilia, dove si sottolinea la dimensione lirica dei fari, che in analogia con la cometa sono simbolo della luce, del giusto cammino, oltre che materia di interesse storico, architettonico, strategico. I saggi Leonforte nel Seicento, nelle ricerche di Nino Pisciotte, ancora per Cruillas, frammenti di storia municipale, danno occasione a Tommaso Romano di rivendicare la nobiltà della storiografia municipale, ormai lontana dalle sommarie storie locali dei maestri, farmacisti e notai dell'Ottocento. Come gli stesso conferma, la nuova storiografia municipale oggi è come una vera e propria scienza storica che segue tutti i riferimenti utili alla ricostruzione della vicenda comunitaria. Una forte convinzione, ovvero che la cultura è anzitutto, anche nei suoi esiti concreti, anima che vive nelle cose oltre che nell'umano e nel mondo, è quella che sta alla base delle riflessioni proposte in una guida essenziale per i beni culturali. Nella terza parte, dove Romano va esplicitamente, come recita il titolo della sezione, alla ricerca della parola autentica, troviamo molti saggi, alcuni brevi ma ricchi. In questa sezione Tommaso Romano dà prova della sensibilità che lo guida a leggere il panorama culturale in cui si muove. Chi sfoglia queste pagine riesce facilmente a capire come siano plurali e articolati gli interessi di Tommaso Romano, uomo di cultura, ma soprattutto uomo innamorato
per ripetere l'espressione, della parola autentica, quella capace di tracciare disegni e che non rinuncia alla ricerca della verità. Molto raffinate le considerazioni sull'inipoesia di Antonino Russo, sul profondo pathos di Stefano Lo Cicero, sulla lingua variopinta e ironica di Vito Conigliaro, sulle parole pulsanti e scandite come lama di Francesca Guaiana e sull'opera di Dino Grammatico e sulla dimensione totalizzante della poesia di quest'ultimo, intesa come poesia del noi, della coralità, che consacra il poeta come poeta dell'eticità. La lettura critica delle poesie di Michele Sarrica è ancora portata avanti con estrema sicurezza e sintetizzata efficacemente come frutto di un'anima sacrale per la quale la religio è congiunzione e non laccio. Nell'opera di Pasquale Attardo, Tommaso Romano vede con lucidità il tema della parusia, per mezzo della quale, come egli sottolinea, il regno di Dio viene a congiungere i cieli e la terra. Ancora in questa parte, volendo non trascurare nulla, equilibrio equilibrato e profondo è il ritratto dell'opera di Salvatore Di Marco, di cui Romano ricostruisce formazione e interessi, che dimostrano la sensibilità e la misura di chi sa esplorare anche terreni scomodi o semisconosciuti. Romano propone in questa sezione anche una lucida lettura dell'epistolario di Salvatore Libassi al padre Matteo Lagrua, un'opera meritoria, inquadrandolo come un viaggio interiore di purificazione, di bellezza verso la luce, un viaggio concepito all'interno di quella dimensione cristocentrica che è alla base del pensiero libassiano. Sottolinea Tommaso Romano come la scrittura della vita non è solo un cumulo di occasioni, perché noi non siamo nel mondo per caso. Una quarta sezione, intitolata Per causa d'arte, mostra ancora le competenze e la passione di Tommaso per l'universo artistico e conferma, qualora ce ne fosse bisogno, la grande versatilità dei suoi interessi. Chi ha frequentato il suo studio non fatica a comprendere come per Tommaso non sia davvero possibile creare barriere tra arte e storia, tra poesia e filosofia, tra formazione e politica. Tutto si sintetizza, e questo lo dico senza falsi elogi, nella sua sete di conoscenza, che non è mai sterile, ma concepita sempre come condivisione di spazi, come occasione per capirsi e per capire. Io devo confessare, lo dico così pubblicamente, di aver letto per esempio tante cose consigliatemi da Tommaso, e molte cose hanno cambiato anche il mio modo di guardare anche il mio lavoro. Ricordo un bellissimo saggio che lui mi consigliò così distrattamente in una chiacchierata tra un caffè e l'altro, un bel saggio di Rondoni, che lesse allora contro la letteratura, e devo dire che quel saggio fu una tegolata in testa e cambiò molte cose, un mio modo di vedere anche alla missione di educatore. In questa parte troviamo riflessioni su Giuseppe Di Giovanni, dove il tema della luce viene interpretato anche come proiezione metafisica, su Angelo Denaro, di cui viene ricostruito tutto il percorso artistico, sui disegni di Giuseppe Alletto, sui Santini, di cui si coglie il valore spirituale, culturale ed etnoantropologico, sulla raccolta fotografica di Umberto Balistreri dedicata ad un'astra, come la chiama Tommaso Romano, policroma. Un'ultima sezione poi dedicata a quelli che Romano, con un titolo d'effetto, chiama figure e personaggi nel cammino. In questo universo ritroviamo pagine indirizzate a Francesco Brancato, Michele Pantaleone, Renzo Mazzone, Francesco Carbone, Ludovico Cippetto, Sergio Ceccotti, via dicendo. Il libro è chiuso da un denso saggio di Ida Rampolla del Tindaro, di cui non parlo, ma il saggio davvero, devo dire, dà un valore aggiunto al volume, perché il saggio ricostruisce con una lucidità impeccabile il percorso bibliografico e quindi intellettuale di Tommaso Romano. Volendo chiudere questa presentazione molto breve, ma che spero che almeno abbia incuriosito, non credo che ci sia bisogno di incuriosirvi a leggere le cose di Tommaso Romano, volendo chiudere questa presentazione con alcune parole dello stesso Tommaso tratte da questo volume, parole che bene traducono il senso e lo spirito di questo incontro, in cui molti amici, colleghi, compagni di viaggio ci siamo qui ritrovati per dimostrare che i fili ben intrecciati producono un ottimo tessuto. Le ultime parole sono parole tratte da questo stesso libro e secondo me sono una bella metafora di questa serata. Sono parole di Tommaso Romano. Ciò che connota una comunità sono i legami, non solo di nascita o parentali, ma anche di intendimenti, stili e memorie. La comunità, infatti, non è un semplice agglomerato confuso e indistinto, indifferente e freddo a ciò che si muove, germoglia o perisce. Certamente è molto di più. È un destino comune, direi che costruisce ponti e non cinte murarie, che si riconosce nell'auspicare il meglio per la polis,
nella sua totale interezza, che ha una fede uguale, una speranza profonda, una solidarietà operosa e vigile. Grazie. Grazie, professore Bianco. Intanto ci ha raggiunto, e lo salutiamo, il professor Arturo Donati e il maestro Francesco Maria Martorana, che ci intratterrà con la sua chitarra di musica, con musica classica, con due interventi. E questo alla fine della lettura delle prime 10 poesie e poi alla fine della seconda decina di poesie. E quindi io do subito la parola al maestro Pippo Romeres, che inizierà la lettura delle liriche. Ode per il 60° compleanno di Tommaso Romano di Nino Agnello. Era sogno o immagine di fantasia? Non so dirlo, non so a voi precisarlo. Ma c'era un ampio basamento di marmo bugnato a larga gradinata. Un tronco di piramide si stagliava al mio sguardo stupito. All'intorno, in basso e in alto, senza preciso ordine, erano incisi nomi e titoli, medaglie e pergamene bronze, versi e frammenti, lodevoli impronte di artefice eccelso. Una voce mi invitava a salire ed io salivo gradino su gradino. 60 ne ho contati, nel velo del mio stupore, dall'origine fino al traguardo raggiunto in piena luce. Luce abbagliante lassù e angelico concerto di voci e strumenti a corde e a fiato. Era un rapimento d'estasi l'arrivo lassù. Inerediva l'etere, il sole e il cielo in alto, e boschi in basso ed attorno, e la montagna, e coro infinito di voci d'ogni lingua, antica e nuova. Lodi corali salivano e correvano per tutte le direzioni a voce piena. Poi, dal basamento, una colonna greca si ergeva e mutavasi in figura umana agli occhi di un coro eccelso di voci e suoni. Mosaicosmo, sentivasi distintamente. Tutto il cosmo è mosaico perfetto di infiniti tasselli d'anime, acclamanti all'ordine, dentro l'immenso mistero dell'essere e del sopravvivere, resistere e risplendere nel calore della luce occhio di Dio, veggente e onnisciente. Così la voce cantava. O era quella gigantesca figura che parlava al sole e alle stelle purissime del firmamento? Non lo so, non distinguevo. Tutto era luce e musica, e coro angelico di infinite bocche, quasi trombe o indecifrabili strumenti di altissimo tenore. Oh, Dio mio, che festa! Poi ancora quel gigante recitava quasi un assolo. Ho amato l'amore di simboli barocchi che mi illusi conoscere. Ho fatto di stracci metafisiche bandiere, rincorrendo a prodi di conoscenza per la strada gelida, fra vicoli e scorciatoie, la croce sul tavolo come spada, disprezzando, odiando e commiserando. Ho costruito cattedrali d'orgoglio e fogli bianchi d'affanno e lamento di lettere scritte e mai spedite. Silenzio scese sulle labbra osannanti ed io ancora, nello stupore avvolto, miravo tutto d'attorno sospeso, come peraltro incantesimo, e tacevo, quando la voce del gigante richiamava l'ascolto con un grido: datemi Mahler, ancora Mahler, che tutte le membre un giorno mi scosse e si incarnò in me mentre gridavo rapito in estasi: ogni cosa qui è interamente universo. Es mesutranza è il mondo, gridava Jacopone. Essere senza limiti dentro spazio che dilata in ogni istante e ogni istante e secoli di tempi e di millenni attorno ad un puntino che è l'uomo e quel granello di luce che egli abita. Angeli siamo, angeliche farfalle dentro un fuoco d'amore che ci lega in ferma solitudine.
e saldatura. Anche questa è l'illimite sorte che ci lega, uomini e mondi e angeli osannanti. Poi, per eccesso di stupore, io caddi su questo granello di terra che si chiama Panormo. E qui riapro gli occhi ancora e mi stupisco dentro un coro di elogi ad un amico che si chiama T.R. Treno rapido chiamasi, o terreno rumore, o terribile rovello di pensiero e parole. Tempo risorto e ritrovato sempre dentro di noi. Oppure tutti uniti, tutti riuniti attorno a lui per una festa ed un appuntamento. Ecco, allora rileggo e intendo senso e parole. Thomas Romanus, vale quell'epigrafe a piede del basamento incisa e risplendente oggi di luce e musica, e nel corale plauso di amici, laudatores merita et nature mores. Di Maria Patrizia Allotta, maestro malato. Dicembre, con insolito abete, marmo di gelo e non fiocchi nevosi attorno. Niente odori, mostre né desideri alieni, neanche decori in vermiglio. Adesso fitti tralci secchi in mente, come eremo in cerca di misericordia. Per respiro malato, con parola scarna, spesso non detta. Per delirante sospiro preso da nuova follia non creativa. E lontananza porta a zibaldore di pensieri, cercando di capire, spiegando e pregando in speranza di guarigione. Sgomento, mio maestro in affanno. Di Francesco Gonzalo Alvarez per Tommaso Romano. Dietro il cancello ancora aperto è rimasta la mia adolescenza. Davanti a me il futuro, obliquo e fosco. Mi mancherà il passato. Chiudo il cancello alle mie spalle senza voltarmi e vado incontro all'incerta primavera. Di Gonzalo Alvarez García Barcarola per Tommaso Romano. Un'acqua che passa cantando, un'ombra, con la passione dell'esploratore parti per contrade remote. Scopri l'isola di Tura e la colonizzò. Ricostruì torre e casa. Sulla riva del fiume piantò alberi. Molti pomeriggi di sole ha trascorso seduto sotto la loro ombra. Insieme con gli amici ne ha mangiati i frutti. Raggiunto il meridiano della vite, lo si vede in piedi sulla riva del fiume, gli occhi sospesi in un lontano indefinibile. Scruta l'orizzonte. Sa che dietro l'altra sponda ci sono foreste e foreste che ignorano il suo nome e fiumi che passeranno senza incontrarlo. Seduto sulla riva, ascolta l'acqua che passa, cantando. E a me che mi importa? Di Pasquale Attard. Moriva una mamma con il suo bambino, d'un colpo atterrati da un atroce destino. E a me che mi importa, diceva tra sé il telespettatore cieco d'amore. Mozzaman teste d'innocente cuore, consunte d'odio, lame d'orrore. E a me che mi importa, pensava astiosa del giornale il lettore, scurandosi in viso. Migravan popoli per fame e terrore, sfidando la sorte, grondando sudore. E a me che mi importa, gridava furente tantissima gente chiudendo la porta. Ondeggiava il pianeta fra moti e alluvioni, sconvolto e piagato per tante aggressioni.
E a me che mi importa, gemeva il tapino, perché purché lo sconquasso non giunga al mio sasso. S'udiva lontano un rombo di tuono che poi pian piano scrosciava vicino. E a me che mi importa, non dissero più. In ciel sfolgorava il Signore Gesù. La dogana di Giuseppe Bagnasco. L'amore che ti porto, amica mia, è un bagaglio bloccato alla dogana, un peso che trascino senza sforzo. Tu, forse lo sai o forse no, sei il mio fantastico altro, il piatto che bilancia la mia scena, il rimedio al cigolio della mia porta. La notte, quando finalmente ti raggiungo, leggo le lettere che non ti ho scritto mai. E tu, rapita, li ascolti in complice silenzio. E ce ne andiamo così l'uno accanto all'altro, per lunghe passeggiate senza dove, senza ritorni. Ricordi quella volta che arrivammo in fondo a quel viale laggiù fino alla dogana? Il bagaglio era sempre là, il prezzo da pagare troppo alto. Fu per questo, o forse no, che con lo sguardo triste ritornammo lentamente alla panchina. Non comprendesti allora, amica mia, o forse sì, perché quella volta non tendi la tua mano né la mia. Di Rita Elia. Chista è la vita? Chista è la vita? Una gran scalunata che appena tu nasci comincia a montata. Con la chiana stintata, con la faggine occhioni, con a peri scavosi e con a strascinone. E quando la sorte ti fa strantoliare, se non hai un appoggio, ti fa tumuliare. Chista è la vita? Ma sì, sì, equipaggiata, pastate punverno, poi ir all'inferno e ne scirirenno. E chi sta la vita? A cupicca, a qua assai, a ponente, qua ferra ciuri e cuspini puncenti. Chi sta è la vita? Concludiamo questa prima parte con Inquietudine di Adalpina Fabra Pignardelli. Ogni male ci sovrasta, non rispettiamo più la terra, stiamo perdendo lo stupore della creazione, siamo guidati dalla superbia del possedere, un'umanità immersa in tempi difficili. Inseriti nello stesso progetto, pensiamo in maniera distratta, teorie distolte dalla vita concreta. Fatichiamo a capirci. Viviamo tra suggestioni e sollecitazioni che generano confusione. In cammino alla ricerca del nuovo, viviamo solo l'attimo fuggente del quotidiano, quasi a voler vincere il tempo. Occorre un messaggio coraggioso che allarghi il cuore alla speranza. Il calore dell'amore superi ogni barriera, ci tragga dal baratro dell'inquietudine. No, non mi distraggo, solo che ne mancavano altre tre e forse non sono presenti. Però mi sembra di aver intravisto Francesco Paolo Gianni Livigni, quindi la leggeremo dopo quella. E allora diamo la parola, anzi la chitarra al maestro Martorano. Buonasera, grazie. Io sono felicissimo di essere qui, temo di ripetermi, ma è opportuno, più che opportuno. C'era un pensiero che mi così vagheggiava e che ascoltando le liriche si è posato. Ho la fortuna, l'onore di essere un piccolo esponente
di giovanissime generazioni che hanno il piacere di partecipare e compartecipare a tutto questo. Qui in sala c'è Giuseppe Alletto, che è un mio coetaneo, e non volendo farne un fatto anagrafico, l'essenza del mio concetto è questa: voglio esprimere la mia amicizia e il mio affetto per Tommaso Romano con un augurio che faccio a me e a noi di queste nuove generazioni, perché una volta compreso l'onore che ci tocca essendo qui, l'augurio è che possiamo essere da trait d'union, da ponte, da veicolo fra la generazione di questi grandi uomini di cultura di cui Tommaso è simbolo e guida, e verso quello che sarà il futuro. Forse l'augurio potrà sembrare un po' banale, però se ci pensiamo, in realtà, un po' scevro di retorica, diventa una cosa davvero importante, perché questa eredità, ogni parola scritta, ogni momento passato insieme, possa essere sparato a velocità verso il futuro. Per questo, parlando l'altro giorno con Tommaso, mi suggeriva di portare oggi un qualcosa di inedito, di originale. Dico bene, maestro? E quindi ho voluto scegliere uno strumento dalla particolare forza evocativa e ho il piacere di portarlo a voi.
chiamo alle fratelle. Ritorniamo alla lettura delle poesie a cura del maestro Pippo Romeres. Di Carmelo Fucarino, Faselus ille, quem videtis ospites. Da sempre remigando, in eterno ti ho cercato, mia dolce Sirmione, che sulle rupi ti levi dal nibbio, nel fremere del lago, sosta e rifugio di folaghe ed anatre di passo. Né voi divini, gemelle Castor et gemelle Castoris, Cosma e Damiano, gemelli antichi, vi conduceste errante unque ad usque limpidum lacum. E più non giunge gracidar di rane frinire di cicale, caldo firmamento di lucciole sull'uscio di casa. L'animo è stanco, gli occhi ormai sterili, pronto è l'obolo per l'ultimo passaggio. Venite ancora, mie tenere rondini, mia speranza di mandorli in fiore. Sirmione attende, Sirmione è viva, Sirmione respira, fremiti di lago. Piccolo guscio che viene da lontano, portami alla casa del padre dei nonni, al duro frassino, stormente speranze, al fresco salice che rabbrividiva di gioia, al ruscello che rinfrescava i sogni diurni. Oh mio piccolo guscio che reggi le mie ossa, oh mia barchetta che sola mi resti, Faselus ille. Di Francesco Paolo Gianni Livigni a un poeta. La musa che invochi brandendo la penna, come un guerriero che sfida il nemico, roteando nell'aria il suo ferro appuntito, stanotte rifugge il tuo cuore, poeta. La musa che ispira i tuoi versi infuocati, intrisi nel sangue dell'umano dolore, stanotte non vuole ascoltare l'appello implorante di un delirio di morte e di gloria. Accoglie la tregua che la musa Atalia concede benigna al tuo genio ribelle, e forse stanotte un'anima inquieta, nella nebbia d'un sogno, troverà la sua pace. Di Alfonso Giordano, Il primo amore. Venuto a Roma per partecipare ad un concorso, infine osai chiamarti, sì, trovando il coraggio di sfruttare quell'occasione. Quando capii da Marti, tu eri tornata nella capitale dove eri nata e in cui solevi stare, lasciandomi smarrito nel mio male d'amor, triste, solo, a ricordare il tuo corpo, il tuo volto, il tuo sorriso. Mi desti appuntamento al paradiso e credetti di stare in paradiso quando in quello splendido mattino salì quel colle ed ascoltai il tuo riso. Mi sembrò di volare. Attorno l'ore era splendenti proprio come il sole che dardeggiava i nostri volti. Il cuore mi batteva nel petto e in ciel carole di uccelli volteggiavano stridendo. Di Serena Lao, Una luce. Ho demolito palazzi, ho frantumato certezze, ho valicato limiti di concretezza per poi annientare simboli di appartenenza. Ho disseminato illusioni di falsi piaceri, sottratti a un destino segnato. Regna il caos, tutto è raso al suolo e il futuro incerto fa dubitare dell'esistenza. La speranza si piega all'oscurità assoluta. Non ci sono speragli, solo macerie. Ma l'uomo rinasce ogni dì, riedificando l'istante. L'alba segna il confine tra il bene e il male. Le barriere si infrangono tra le onde dei desideri. Oggi splende il sole sul cammino dipinto con foschi colori. Una luce improvvisa offre
positive attese al domani incipiente, rischiarando sogni e pensieri. Avida di stimolanti emozioni, amo la vita e i suoi giorni mai eguali. Accolgo con un sorriso il giorno che nasce e fiduciosa mi aggrappo a possibili nuovi risvolti che schiudano le porte a un'autentica rigenerazione. Sessantesimo di Tommaso Romano, di Saverio La Paglia. Per caso conosce questo cristiano chi di nome fa Tommaso Romano. Lo vitti e fu subito simpatia e penso fu stesso di Iddu per mia. Un trovavo disponibile, interessato, possi sapere subito come passate, leggendo le mie poesie, mi vitti contento e incoraggiato ne fui. Leggendo le sue libri, che sono tanti, capivo che Iddu era davvero importante, sappia parlare di sta nostra Sicilia, canuscia la sua storia fatta di giapacchi e sururi. Quando parla, qui sue parole ti incanta, sapere fare al cuore e alla mente. Si può dire che non ci scappa niente, e si può essere Iddu, Iddu allora è contento quando è utile. Di uomini come Iddu ce ne volessero tanti, per parlare di sta bella e sfortunata, per fare capire a tutti, grandi e nichi, che senza surure, amore e travaglio, o lavoro, una verdica. A Tommaso Romano, essenzialità cosmica di vita e di pensiero, di Stefano Lo Cicero. In folgorante luce abbagliante di verità, dall'ovulo del tempo incandescente, sinuosa silfide, avvolta d'amore e di passione, si erge voluttuosa dagli emisferi delle due certezze nell'esmesuranza di un credo che valica i principi della stessa ragione, dove l'uomo, poeta e pensatore, nel cuore di Thule diviene simbolo di forma e di concetto, respiro ed anima, da anacoreta occulto, ora disvelante i misteri dell'isola Damascen, dove un eremo senza terra approda nella promessa della verità. Di paradigmi colmi di sapere, il tuo spirito appagato d'estasi si fa verbo incarnato di pensiero che imperla orizzonti di parole, sconfinanti tra variegati cieli e in folgorante luce che abbraccia l'universo. Il tuo senso d'amore e di fede si fa matrice di vita che vibra in modulato canto. Di Giusy Lombardo, Rinascita. Attimi, soffi di tempo nei quali sembra che tutto si spenga. Equilibri precari si arrendono agli ostacoli della vita pensando sia finita. Immensi silenzi circondano, coprono, sommergono lo spirito che sta per estinguersi in un antico oblio scevro dai emozioni. All'improvviso riflessi di luce perduti nel tempo sorvolano la tempesta che ricolma l'anima. E in un glorioso momento un soffio vitale risorge, vola, si ferma nel tempo di un lieve momento che sa di eternità. Di Anna Lupo, Erranti nell'anima. Piccolo era l'atrio, aveva nicchie rivestite di maioli che vasi cari dentro i quali vivevano piante di fiori grossi, garofani paonazzi, ortensie azzurre, peonie rosse e giaggioli. Tutta la pace del mondo era tra le mura di quel collegio. Erranti nell'anima, incanti di una vita, fiammelle tenui, tenui, che un soffio fa vacillare, un soffio forte fa spegnere. Ebbrezza, passioni, sorrisi, pianti, pulviscolo di giovinezza e poesia. Come colui che va per una vecchia strada cercando fiori che il vento ha disperso, sento nel vuoto spaziare
e tutto svanisce. Nell'incerto sentiero sogno d'essere diventata fiore col vento che mi possiede e inganna il cuore, ed è per questo che appena aperta la corolla muore. Oggi raccolgo fiori nell'ombra della via, provo un gran tormento della loro freschezza in agonia. Io li raccolgo per malinconia. Di Antonio Martorana, Kairos, a Tommaso Romano. Alla Ruth Metaphor fedele, per cui sacerdote il poeta e religio la bellezza, la poiesis intendi come vertiginosa ascesa verso la suprema altezza che in emozione mistica l'emozione estetica trasforma. Sublime dal Kairos sgorga l'armonia che a Isotteoi, uguale agli dei, i creatori india. E ciascuno dal feedback della creazione è modellato come intuiva Valéry d'esser dalla sua opera creato. Sai che quel grande nella notte di Genova, era l'anno Domini 1892, rimase dall'idea folgorato d'una poiesis come fabrication, un fare che è anche farsi, autocostruzione. Anche a te, che nella notte di Palermo, era l'anno Domini 1992, restasti dalla visione incantato d'un cosmo dall'ontologica perfezione, tocca vedere il tuo ruolo rovesciato da fabbricatore a fabbricato, e intanto in un iridescente bozzolo protetti varcano i tuoi versi la soglia della temporalità. Concludiamo la seconda parte con dedicato a Tommaso Romano di Giovanni Matta. Parte Tommaso dall'isola Damascene e passeggiando per Palermo apre una finestra sul Castero. Poi, come l'anacoreta occulta, ci parla da pellegrino a pellegrino di umanesimo e socialità. Contempla l'oro del mosaico, fermano lo sguardo attento a sette tessiture del mosaicosmo ed ecco che appare l'incandescente chiarore di un eremo senza terra. Ma ci suggerisce l'isola iniziatica e la diaspora necessaria per un futuro eventuale, dove la trasvalutazione e l'aura ci danno l'inquieta misura di un uomo di grande cultura, profondamente se stesso, aperto verso una nuova stagione, verso l'ora illegale di un tempo senza confini. Docet il magistero di Eliade. Sei forte, Tommaso. Capito che adesso do la parola al professore Arturo Donati. Buonasera. Sono particolarmente contento di essere qui perché è la natura conviviale di questo incontro che può essere un elemento di penetrazione nella particolarità dell'opera di Tommaso Romano. Tommaso Romano ha il senso del sodalizio, ha il senso del cenacolo, ha il senso dell'uomo. Se noi ora qui ci ritroviamo a leggere cose belle come queste, non dobbiamo limitarci a osservarne la bellezza, dobbiamo fare anche un piccolo sforzo, nel tempo consentivo, dove la professoressa Allotta spero che mi freni in tempo, di poter capire cosa c'è nel vissuto di Tommaso Romano che rende possibile oggi una produzione di questo genere. Diceva Simone Weil che non può avere frutto qualcosa che non contiene il seme all'origine. Il nostro tempo, che è il tempo della volgarità e della banalizzazione, produce immagini del mondo, visioni del mondo, senza un vissuto degno di questa produzione. Cos'è che ci rende degni di produrre, di ambire
a proporre uno squarcio di questa immagine del mondo. E la formazione. Il problema nuovo, la cifra di un uomo è la sua formazione. Tommaso Romano, che oltre a essere un filosofo, un poeta, mi sia consentito di dire che lo amo più come filosofo che come poeta, non perché non sia un grande poeta, anzi, non so se il mio ritardo mi ha sottratto la possibilità di aver sentito che c'è il Dilivarmi, è un'opera di assoluta importanza. L'acme della poesia di Tommaso Romano trova in Dilivarmi una ascendenza petrarchesca che merita di essere rivisitata. Ma io non lo amo più come filosofo perché lo invidio un pochino. Cosa invidio in Tommaso Romano? Questa sua fortuna, perché Tommaso Romano è anche un erudito oltre che essere un uomo di cultura. Non sempre queste cose camminano insieme, ma in Tommaso Romano queste cose non possono non camminare insieme. Tommaso Romano ha avuto la fortuna di avere tanti buoni maestri e un'altra fortuna di aver avuto anche tanti cattivi maestri. La possibilità che lui ha avuto è stata quella di mettere in esercizio la credibilità del pensare dentro un pensiero altrui. E proprio quando è stato più volte sedotto dalla fascinazione della forza della filosofia, ha accompagnato le letture a elementi di compensazione di alta qualità, per cui filosofi, pensieri, letterati, che spesso possono indurre alla deriva, alla limitatezza dell'analisi, sono stato uno spunto di enorme possibilità di approfondimento. Tommaso Romano ha avuto una forte influenza da parte di Evola e coglie di Evola la lezione più bella, l'una è la solitudine siderale. Non è possibile pensare nel magma della polemica, questo allontanarsi dalla polemica per riflettere sulla cifra profonda della spiritualità. E a cosa colleghiamo la cifra profonda della spiritualità? Questa spinta che in alcuni ha ingenerato suggestioni dispersive, invece in Tommaso Romano è stato accompagnato da altre letture molto profonde, per esempio Rosmini. Il concetto di eguaglianza sostanziale di Rosmini è un concetto totalmente di una profondità disatteso dalla cultura contemporanea. Noi parliamo e procediamo come se Rosmini non fosse esistito. Per fortuna c'è qualcuno che si è scomodato a conoscerlo senza apologia di sorta. Cogliere nella natura della riflessione la ricerca della cifra intera dell'uomo. Anche quando Tommaso Romano si è affascinato dal simbolo, ha delle letture compensative. Non vive la fascinazione magica estemporanea del simbolo. L'estemporaneità è un limite del nostro tempo. Lo mitica con letture forti. Romano Guardini. Un'altra presenza fondamentale nella struttura di una visione religiosa mistica, ma non misticheggiante, della cifra contemporanea. E potremmo continuare all'infinito. Quando parla di istituzione, lui ha il senso gentiliano dell'istituzione, che si va a ricucire in un'opera che è un amore comune che abbiamo, Genesi e struttura della società, dove ritrovare la società di interiore uomo non significa capire l'evoluzione del lagossianesimo, capire la conciliazione nella pratica del tomismo e del lagossianesimo. È uno studioso serio Tommaso Romano, non perché prenda sul serio la vita, ma perché non ha fretta delle risposte. Proprio questa perdita della fretta, da che cosa è compensata, com'è alimentata? Alimentata con la spontaneità che vive in linguaggi compensativi. La poesia, lui la vive sia come un poeta capace di notevoli prestazioni, ma un fatto di educazione.
Tommaso Romano, quando vuole essere emotivo, si concede, recupera, si spende direttamente nell'ambito della poesia. Non poetizza il pensiero. E allora ha una capacità speculativa che non gli fa mai perdere la cifra della realtà. Quella caratteristica dell'idealista serio, che è ossessionato dalla realtà, non il contemplatore delle stelle. Questa dimensione siderale della profondità della filosofia la recupera anche nella elementarità della vita. Perché la prassi, per il pensatore, è la vita concreta, ma non le lotte all'interno della realtà nella quale operiamo, ove ha avuto il coraggio di fare le sue battaglie, anche in modo contraddittorio. E invece l'elementarità, recuperare l'uomo comunque, è attiva una funzione pedagogica che indirizza la sua ricerca. Quello che noi troviamo non è un elevato esempio di cultura municipale, che lo è, e bene ha fatto il professore a rivedere quanto sia importante e quanto sia incisivo. È quella ricerca della cifra elementare dell'uomo attraverso una ricerca dei minimi, non minimalista, la ricerca bibliografica che compie, l'amore della bibliografia, l'amore della scoperta dell'uomo comune, che il nostro pensatore mette in primo piano e accompagna anche i momenti più speculativi. Questo è un tratto della cultura che spesso viene ignorato, perché in fondo questo recupero dell'elementarità dell'uomo è la stessa cosa che in poesia è cogliere il dettaglio. Il poeta è il cultore del dettaglio, non è il cultore del sentimento. L'elaborazione del sentimento è tutta in una metamorfosi che si concentra in una parola che corrisponde a quel dettaglio. A quel dettaglio che è il dettame del percorso che facciamo. Ecco il senso del pellegrino, non dell'uomo che accetta le strettoie del nostro tempo. Lo stesso Rosmini diceva che la cifra del contemporaneo è avere messo l'uomo nella strettoia della sensibilità. È un trampolino la sensibilità per Tommaso Romano. Questo trampolino che trova degli elementi di realtà che sono punti di contatto e di dialogo. E questo è un fatto educativo, per lui è una disciplina fare il professore, perché si misura con questa gioventù, non questa metafisica della gioventù di Walter Benjamin o di qualche disperato del laicismo ateo del nostro tempo che ha sciupato tante intelligenze. L'uomo reale è l'uomo che vuole conoscere. Nel momento di difficoltà, chi ama la cultura si mette a servizio di quella santa ignoranza. Quella santa ignoranza che è quella su cui noi usiamo il percorso della speranza. Il percorso della speranza non va confuso con i dettami culturali di un gesuitismo trasformistico che sembra invadere il senso della secolarizzazione della Chiesa, che presenta la grande struttura di riferimento, la grande istituzione a cui si deve fare riferimento. E anche la capacità di essere contro e nello stesso momento di vivere un percorso di conversione e un percorso di contraddizione. Questo è il profilo alto che porta Tommaso Romano a essere degno della critica alla modernità. Attenzione, non è perché la modernità abbia dei guasti, chiunque si può nominare, autoproclamare giudice di un mondo nel quale non ha contribuito né alla genesi né al tramonto. Attenzione, è un fatto molto complesso. Noi ci sentiamo autorizzati a criticare il mondo comunque. E questo è il compito del critico. È la cifra, è la risultante del critico. E qui per Tommaso Romano questo si accompagna alla cultura. La cultura serve
è un fatto di ricostruzione. Tommaso Romano come pensatore è capace di pensare l'intero, senza quella nostalgia per l'intero. Allora, questo pensare l'intero significa nello stesso tempo produrre un'azione. Questa azione è una ricostruzione, tasselli. E questo senso del maisocosmo, questo senso del mosaico che si compone, è il senso che lo accompagna. Cioè, anche quando si allontana dalla ricerca, sa sempre che quella ricerca si riconduce sempre al mosaico. Un mosaico che poi ha una risultante di illuminazione. E che cos'è la rivelazione, il disvelamento? Che cos'è l'Apocalisse se non rivelazione? Rivelazione di luce. E il vero problema è il poeta, in quanto poeta, ha urgenza di questa luce. Il filosofo, in quanto filosofo, è una persona seria, media, col suo sacrificio di pensiero, perché pensiero è sofferenza. Non pensare alla sofferenza, siamo tutti bravi a pensare alla sofferenza, specie quando pensiamo a quelle degli altri. Pensare con sofferenza, pensare nonostante tutto. È questo che dà la forza a Tommaso Romano, di creare sodalizio in un modo invisibile. Eppure lo crea, perché i legami profondi dell'uomo, la cifra profonda dell'uomo, non è scindibile, non è lesa dall'idiozia contemporanea. E in questa ricomposizione Tommaso Romano ha creato una buona impronta, che è questo mosaico. Riuscirà, professore, a completarlo questo mosaico? Io mi permetto di dire forse no, per disgrazia e per fortuna. Forse no, perché proprio questo mosaico non è il suo mosaico. È il mosaico dove c'è tutto Tommaso Romano, ma lascia uno spazio per qualsiasi tassello. Per fortuna, perché vogliamo continuare a credere che figure come Tommaso Romano possano trovare ascolto, oggi e in futuro. E cosa dire oltre che buon lavoro? Dire che di questo mosaico lo ringraziamo, ringraziamo di questi tasselli di cui ci siamo accorti che siamo tutti custodi in qualche maniera. Grazie. Dicevo che il professore Arturo Donati ha messo in vetrina Tommaso Romano e l'ha guardato da tutte le sfaccettature del cristallo, del vetro. E abbiamo ascoltato poco prima il professore Bianco, che si occupa anche di retorica. E adesso col professor Donati abbiamo ascoltato un vero retore, nel senso che nell'antico mondo romano il retore era una sorta di avvocato di oggi. Bene, diamo la parola alla chitarra di Francesco Maria Martorano. Thank you.
Iniziamo con una lirica di Vito Mauro, Toro Cosmo. In ogni parola un mondo, lucido tempo privo di spreco. Ogni anfratto della mente pensa, ardua amicizia, ammessa solo alla lealtà. Sapiente capriccio da bizzarro collezionista, finanche deluso artista, ma coerente e coeso politico, persistente e durevole editore, guida di allievi, creatore di portenti, un approdo per molti, tenacia volontà, incessante missione culturale. Riscrive la storia e in essa vivrà. Di Maria Elena Mignosi, fratello poeta. Imprevedibilmente sono diventata poetessa e mi sono ritrovata tra tanti poeti, quasi tra tanti fratelli. Una nuova famiglia, uomini, donne, tutti accomunati da ispirazione poetica. Me ne sento vicini tutti, ciascuno con la propria vena, tutti simili e tutti diversi, ciascuno con la sua stilla. Di Maria Rosaria Mutolo, poesia. Come in trance, attraverso la luce dell'oblio, secernendo parole, minuscole particelle di vita abbondonano lentamente il mio corpo e come un grande puzzle già finito, vedo all'interno tasselli mancanti, tasselli che nel tempo si staccano e si perdono, nel tempo e nello spazio. Soavi melodie avvolgono i miei sensi e mi ritrovo a vivere situazioni mai vissute. Riascolto voci mai udite, mi ritrovo in un sentiero sconosciuto e in esso riconosco ogni pietruzza, ogni albero, ogni fiore e ne risento i profumi nuovi e fragranti. Rivivo in anticipo ciò che ancora non è avvenuto. Ogni gesto, ogni parola, tutto torna familiare, pur sapendo che tutto ciò non è mai accaduto. E se tutto questo dovesse essere deleterio, nulla potrò fare per evitarlo. Come in trance, attraverso la luce dell'oblio e secernendo parole, abbandono la realtà e fluttuando tra il fatuo e l'inverosimile, incontro la poesia. Di Guglielmo Peralta, pazzo di luce. Contro i mali e le tribolazioni in te trovo rifugio. Non te resisto alle più allettanti tentazioni, dai pericoli, dalle cadute, in te io mi salvo. Fra tante croci e incoronazioni in te ho pace e gloria. Dall'indifferenza e dalla banalità da te ho consolazione. Tra infiniti doni, qualora mi si chiedesse di scegliere, saresti tu la prescelta, perché solo tu mi delizi. Tra tanti inferni tu sei il mio paradiso, la tua ricchezza mi ripaga dalla povertà e dalle miserie umane. A fronte delle più grandi promesse tu sei la mia certezza e la mia fede. Nessun amore ti eguaglia. Per te alla saggezza rinuncerei volentieri. Io scelgo te, o bellezza, per impazzire di luce. Di Elisa Roccazzella, Osera. Lasciami i tuoi doni, Osera, lasciami i tuoi doni nelle mie mani vuote. Lasciami certezza di radici, lasciami il voto agreste dell'erba, il respiro sincero del bosco e la luce solitaria del narciso ai margini del fiume. Lasciami, Osera, la pace remota della pietra, l'amore della terra per il seme e l'occhio dell'arice innamorato del suo cielo. Paziente, poi, la speranza lasciami, Osera, lucente come spiega eletta sull'altare dell'anima, e una preghiera bianca come la bellezza nuziale della rosa nel bacio del mattino. E un cuore finito di poesia, puro come il vento, che scuote dal profondo le mangrovie, puro come il canto d'un uccello che svetta dalla torre dei silenzi.
amanti di Nicola Romano. Come quel mare vecchio che in superficie resta a sciacquettare senza vigore e senza più sussulti, era la simmetria di un abbandono dentro il mattino che ci colse altrove. Dietro un velario di serrande scese il silenzio, portò tanto clangore. Le labbra mordicchiavano rimorsi, eppure avanzi di attimi conclusi in un punto che ancora ci appartiene. E a un tratto ritrovo quel fresco di collina sulla pelle, quando noi salivamo verso balze d'altura, dove conviene il guizzo degli amanti. I pensieri correvano più forte delle parole dette per nascondere un disagio di arredi fuori posto, e non sai se è normale lasciarsi andare all'onda che trascina su quelle piaghe ignote in cui tutto s'accende e si consuma come d'estate i botti sopra i lidi. Intanto resta ancora vivo in gola un nome sussurrato dalla collina. A Tommaso Romano, figli del Mediterraneo, di Michele Sarrica. Noi, eredi della storia e della Magna Grecia, figli adottivi del Romano Impero, nipoti degli Arabi e cugini dei nobili normanni, siamo fatti con polvere di stelle e lacrime di luna. Noi, siculi di lava e di temperamento, forgiati da Plutone, un po' pirati e un po' gente di cuore. Così puledri, così pazienti, così sicani e così isolani, irruenti e saggi come le formiche. Tra le zolle della nostra memoria conserviamo il mistero del frumento, la generosità delle tavole imbandite, la pazienza e la sopravvivenza, il desiderio di scrutare il cielo per comprendere l'uomo e l'infinito. Noi, siciliani, dal benvenuto facile, dal torpore antico, dalla saggezza classica, dentro quest'anima di sale abbiamo un dono che ci offrì la terra, la madre terra, che dalla pioggia ha ereditato il vento e dal cielo il sole che santifica ogni seme. Siamo figli del Mediterraneo. Abbiamo avuto in dote la forza delle onde e il dono dell'amore, tesori che riserviamo ai figli, schiuma di mare e luce della vita, nostri gioielli, pazienti e indocili, generosi e limpidi, clessidre che scandiscono le ore coi battiti del cuore. Il nostro futuro inizia dal risveglio ogni mattina ad ogni sorriso di bambino. Di Elvira Sciurba, Inno alla sera. Scende la sera, sul faticoso e travagliato giorno, buio, oscure infinità, infamità umane. Luna illumini menti pure, schive alla selvaggia lotta della sopravvivenza. Si accendono le lucciole, profuma il gelsomino, cantano le cicale, componendo orchestrali note di eterea bellezza, complici di un convivio d'amore. Mentre sempre allerta la civetta con il suo lugubre lamento, ricorda che è sempre lì. Ma ci sei tu, amore mio, che come campana di prezioso cristallo mi imprigioni con lucciole, cicale e gelsomino, lasciando fuori la lugubre civetta. Di Marcello Scurria, Scurria, il mio angelo bianco. Un pensiero chiama e lui giunge perfetto dove e quando il tempo umano non misura, ma voglia di volare insieme sogni inesperti e canti adulti. Dove e quando è l'uomo, l'angelo si netta, felice della vetta, l'eccellenza reale, vale il pensiero, aleggia nella stanza e in società vaporosissimo danza. Venti nuovi nell'isola d'oro, un mosaico di glorie nell'otre di Eolo e ancora clangori di campane in festa. Appena sarà l'ora, più lontano dall'inferno posa
e maestoso chiude l'ali tra i sinceri e i puri di cuore lavorato, purché sia vita e amore, darà fiato alla parola amata in quel mar di volti e vanti, che mai credevo fossero tanti. I miei passetti e gli sguardi nudi, dappresso il valoroso amico, con lui vado, dov'è il talento, il mito, venti di paradiso e di poesia tra queste mura antiche di città, mai davvero mute, in attesa sempre delle muse. Di Ciro Sfataro non potevo prendere sonno. Non potevo prendere sonno, avevo ancora nelle orecchie i rulli frenetici dei tamburi, le urla dei cantanti, i botti dei giochi di artificio, con le voci di gente in festa, con le vie stanche di passeggiate estenuanti, con il luccichio delle luminarie che si infilava negli occhi. Mi sembrava così strano quel silenzio ora, quella pace, il sonno degli altri, mentre io non riuscivo a dormire al pensiero che la festa se n'era andata come quel palloncino scappato di mano che il bimbo voleva rincorrere lassù nel cielo. Di Enide Triolo, la musica della memoria. Inebria la mente, la musica clandestina, di nota in nota salta ballerina, una melodia che cattura la fantasia. Forme parallele si uniscono in visione, simboli incomprensibili si vestono da gladiatori, sembrano forme giocose, ma sono piene di passione e sguainano la spada nel nome del fervore. Onde compulsive si inarcano verso il cielo e la luna sospira guardando quel veliero. Atena canta mentre attende la calma del mare, sa bene che ogni uomo deve sapere usare, sfidando il canto inquieto degli abissi, per far fronte verso il ritorno al nido più grande, chiamato padre. Ma nell'avventuroso viaggio c'è chi dimentica e rinnega, sbiadendo la preziosa mappa che rivela, così annegando tra quelle spade del mare che una volta riconoscevano come braccia di madre. Di Francesco Bruno, da Francesco Bruno a Tommaso Romano per i suoi 60. Caro professore, or ti chiedo scusa se proprio a me tocca di chiudere la serie dei numerosi meritati Osanna. Sarà perché tra i tanti sono il più vegliardo o perché della tua Thule, inoltre il sole al 33, sto in quel programma. Mi pregio dirmi forse anche parente per il mite Ignazio, vero grande amico, assai sapiente ed avvocato. Eccomi buon ultimo, e questo non dispiace, se vantarmi posso altro Tommaso conosciuto, che ai tempi notaio è stato. Un grande grazie, con affetto e auguri, per quel che farai, come sai tu fare, oltre i 60 andrai, e più non ti fermare. E concludiamo con un'altra lirica di Tommaso Romano, Ciò che resta. Ciò che resta va vissuto senza dilapidare, bruciando al lume del mattino, ancora senza alba, la notte che si consuma veloce, l'insonne attesa, il filo da riannodare ai sogni che cercano parole nel tempo di Eraclito, rapito, liquido, impalpabile. L'essenziale, senza giravolte e orpelli. Bene, abbiamo ascoltato. Vado io. Ringrazio io. Basta parola, due ringraziamenti veloci a Giuseppe Bagnasco, innanzitutto perché ha condotto non un incontro di più. Per me è naturalmente un motivo particolare di ringraziamento, ma anche di gioia con alcuni amici, con alcuni conoscenti, con alcune persone care, con alcune persone che nel cammino, nell'incontro, mi è stato dato conoscere e anche stimare. La stima non corrisponde all'amicizia sempre. Io posso stimare una persona moltissimo,
posso non essere amico di questa persona, posso essere amico di una persona e tuttavia non stimare per esempio il suo pensiero. Umanamente ciò avviene, è possibile, ma questa è la storia della vita, la storia di ognuno di noi. La mia storia è la storia vostra, molti di voi hanno viaggiato, fra virgolette, penso a Umberto Balistreri, da quando avevamo 16 anni, 17 anni, 18 anni, 40 e più anni di amicizia ininterrotta, caro Umberto. La stessa cosa con le persone che qui sono sedute al tavolo, penitenti, dicono hanno ragione, ma beati, diciamolo pure, perché in fondo stimoli, conversazioni, battaglie, libri, giornali, sono in fondo quello che ci rimane di questa umanità e di questa vita difficile, complessa, diciamolo pure, molto umanamente discutibile dal punto di vista dei valori. Sono le persone del nostro incontro quotidiano che poi insieme hanno fatto questa manifestazione, l'hanno realizzata loro, l'hanno voluta loro e hanno... E mi hanno messo qui nel cantuccio, mi ci sono messo bene, non solo per ascoltare come ho ascoltato le mirabili relazioni, come si può dire, professoressa Mitrano, quando ci sono questa sorta di laudatio, non è una laurea honoris causa, molto di più, tanto quelle si sprecano le lauree honoris causa, anche a gente che non lo merita, con il premio Nobel. Ricordo una sera con Giuseppe Bonavini, che più volte è candidato al premio Nobel, non arrivò al premio Nobel per un'incollatura, questa è storia, praticamente due voti, e quell'anno diede il premio a un certo, come si chiama? Bo, forse, nome molto complesso, difficile, che dà il senso della sua grandezza. Questa è l'Italia, il mondo, la nostra realtà. Bonavini non prende il Nobel, Luzzi non prende il Nobel, figuriamoci se devo prendere una laurea in questa causa io, mi basta quella che ho preso, difficile anche quella perché contestai anche allora, tant'è vero che poi davanti a una media che era obiettivamente alta, per non dire altissima, un certo professore, siccome non aveva mai sentito parlare proprio e non voleva aver citato nella tesi Mordini ed Evola, perché non erano accademici, naturalmente mi contestò e io dissi male per lei che non ha letto, avevo 21 anni, mi sono dato 21 anni, male per lei che non ha letto questi autori, ci ha perso tanto e si vede, naturalmente non avevo, alla fine poi mi sono laureato, ma tuttavia non mi diedero neanche un voto che pure mi toccava. La mia sempre è stata una vita da sismografo, come ho intitolato questo libro, e Arturo Donati, che mi conosce bene l'incontro del pensiero, non nella pratica quotidiana. Con Arturo Donati ci vediamo 10 volte l'anno, 8 volte l'anno, conversiamo non amabilmente, conversiamo seriamente, è una cosa molto diversa. Con molti conversiamo anche amabilmente, scherziamo, giochiamo, l'ironia come dei beati penitenti ci vuole, guai se non ci fosse l'ironia, guai se non ci fosse il sorriso, anche l'autoironia, dobbiamo giocare con noi stessi. E tuttavia, ecco, con Arturo che ha letto e legge le mie cose, e gli sono grato, e con Maurizio Bianco che ha affrontato da par suo, una persona colta, intelligente, sensibile, questo libro che appunto è come i precedenti, tranne uno, è quello sulla Sicilia 1860-70, che invece è organico, saggio organico, questa raccolta di impressioni, di saggi, di incursioni nel tempo e nella cultura. Non sono saggi organici, ovviamente, ma sono gli incontri col pensiero, anche di poeti non laureati, anche di scrittori non, diciamo, per la maggiore. Tuttavia, persone con la P maiuscola con cui ho intessuto un dialogo intanto spirituale, culturale, alto. E poi tutto ciò che riguarda le biografie, io da modesto cultore di biografie, avendo anche pubblicato non pochi libri e avendo anche sottoposto a una delle penitenti che è la
Maria Patrizia Allotta ha un lavoro di 6 volumi di Luce del Pensiero, che è, credetemi, una delle fatiche più ampie. Non so come resiste, infatti è stata malata in questo periodo. Devo dire che poi alla fine ritroviamo però il bandolo della matassa. Ecco, con tutti voi, con Pippo Romeres, che è la voce che mi ha accompagnato e mi accompagna. Io non lo conoscevo quando ero ragazzo, e lui era la voce della RAI, no? È la voce del Gazzettino di Sicilia, dei programmi regionali della RAI, di Via Cerro, soprattutto, di Via Cerro, un luogo mitico. Poi, naturalmente, grazie a Nino Muccioli, che voglio ricordare, poi conobbi anche fisicamente Romeres, che fu un protagonista di quella stagione bella e ripetibile, con tanti amici che non ci sono più: Pietro Mirabile, Giulio Palumbo, Carmelo Maria Cortese, Vincenzo Monforte e tanti altri, che facevamo gruppo insieme, ma facevamo anche ricerca spirituale insieme. Quando parlare bene, per esempio, di Padre Pio da Pietrelcina era come parlare bene della messa in latino oggi, quasi un'eresia, appunto perché gli ignoranti sono sempre incinta, ovviamente. Padre Pio era un santo, non solo perché è stato fatto santo adesso, anche quando lo perseguitavano con i microfoni dentro il confessionale. Dico questo perché la vita, che è fatta anche di tante battaglie aspre, difficili, di tanti libri miei, pubblicati dai miei autori, pubblicati con Thule, un catalogo di oltre 800 titoli, 44 anni di attività, una follia. Tuttavia qui siamo per continuare, non per tessere. Volevo ringraziare molto, naturalmente, tutti questi amici, come Vito Mauro, altro amico nella scalata delle montagne, sempre sottoposto a grandi imprese, e che si supera e che si misura anche con le grandi imprese. Lei di Triolo, naturalmente, con cui c'è un rapporto alto di estetico oltre che etico. Naturalmente agli altri amici che sono qui volevo in particolare ringraziare Ciro Spataro, con cui anche con lui mi legano rapporti della primissima giovinezza. Ciro Spataro, non c'è bisogno di dire, è uno scrittore, un uomo politico importante, amministratore del suo comune di Marineo, ma soprattutto il grande organizzatore del premio Marineo, che è un'istituzione che abbiamo visto nascere. Oggi io, da molti anni, faccio parte della giuria del premio, ma devo dire che il premio Marineo non solo resiste nella sua originalità, ma resiste perché c'è Ciro Spataro, perché l'animo di questo premio è Ciro Spataro. Ecco, sono tutte storie che si mettono insieme alle vostre poesie che vi hanno richiesto e che avranno un bis, non degli stessi autori ovviamente, ma il 4 a Villa Galiotto a Bagheria, naturalmente con altri autori che faranno anche corona, soprattutto della provincia, che faranno corona a questa camminata, a questa galoppata, insieme a me, perché così vogliono, per i miei 60 anni. Vedete, oggi non è il mio compleanno, ma in realtà c'è questo vezzo di pensare che i 60 anni cominciano quando si fa il compleanno. È una stupidaggine. Io li sto finendo i 60 anni, non li devo cominciare, basta fare i conti, è così. Io non sto cominciando i 60 anni, li sto finendo, tra un paio di mesi li finisco. E allora questa cosa, anche questa, è originale, se volete, è l'uomo di Colombo, ma è così in realtà. Si festeggia qualcosa che si è già finito. E allora festeggiamo insieme la poesia, la letteratura, l'arte, la filosofia. Festeggiamo l'amore che abbiamo per l'essenzialità, per la parola viva, per qualcosa per cui vale la pena battersi, per cui la pena di vivere vale la pena. La pena di vivere c'è, non c'è bisogno di Schopenhauer, non c'è bisogno di Leopardi, lo sappiamo ogni giorno. E tuttavia sappiamo anche che qualche cosa che lasciamo, che lasceremo, ecco, diventa anche, soprattutto, un modo, caro Giulio Cusumano, di essere più che apparire. Tu che svolgi
oggi un ruolo pubblico come l'ho svolto io anche in questa sala per tanto tempo alla provincia e per un breve tempo ma comunque significativo anche qui, senza nessuna nostalgia dico che a voi è il compito non di fare demagogia e neanche di acchiappare farfalle, ma di fare finalmente una buona polis di cui abbiamo bisogno tutti, perché tutti abitiamo nella polis e tutti siamo destinatari di quello che fate e facciamo. Non è un fatto che non ci riguarda, troppo facile dire che la politica non serve, sono tutti ladri, stupidaggini. La società è malata nel complesso, come è malata la politica, l'economia, la finanza, come è malata l'arte, la poesia, la cultura, la religione. Sì, perché se è una malattia non di crescita, è una malattia interna, profonda, è la malattia di chi ha rinnegato l'essere, la metafisica. C'è l'anti-utilitarismo che viene soprattutto da una visione del mondo che non c'è più. Ecco, noi abbiamo questo compito. Abbiamo il compito di testimoniare, non per vincere, non abbiamo niente da vincere, né olimpiadi, né elezioni, né nulla. Abbiamo l'unico compito di testimoniare ognuno di voi, ognuno di noi, con la parola viva, caro Romeres, che vale più di tante cose, con il coraggio anche di osare e di dire apertamente il proprio parere, di dire e professare una fede oltre il conformismo, di avere il coraggio delle scelte impopolari, perché l'applauso l'hanno avuto sempre da Barabba fino a Stalin, a Hitler, tutti quelli che gli applausi facilmente prendono. È molto più facile vivere in una condizione di isolamento, di difficoltà, e sempre attenti però all'altro come possibilità, a questa possibilità che dobbiamo dare anche a noi stessi primariamente. Il mio ringraziamento a tutti i poeti che hanno accettato dai miei amici questo invito e il ringraziamento del cuore amico per tutti. E scusate, e lo dico, io mi scuso poco, ma me lo dico sinceramente, scusate se a volte la mia irruenza prevale, la mia intransigenza si fa a volte radicale, ma io penso che ci voglia un po' di radicalità in questo mondo di conformisti e di beoti.